votiamo. Ovviamente, come hanno detto tutti, non parleremo di programmi politici, di attualità, di partiti, di elezioni del 4 marzo. Parliamo per chi votiamo, ossia per dei partiti. Votiamo per la democrazia, per un sistema partitico. Si sente bene il microfono? Insomma. Votiamo per un sistema partitico che si è sviluppato nell'arco della storia d'Italia, ossia dall'Ottocento a oggi. Ovviamente questo sistema partitico che nasce così come lo conosciamo o così come l'abbiamo conosciuto nel Novecento, che nasce alla fine dell'Ottocento, ha avuto appunto un'evoluzione. Ora il tempo è poco, do un'occhiata all'orologio e vedremo di ripercorrere velocemente, ma nel modo più comprensibile possibile, le tappe fondamentali. Partiremo quindi, come si vede nel titolo, dal dopoguerra, ossia dagli anni 45-48, per arrivare all'oggi, all'attualità. Sappiamo tutti che alla fine della Seconda Guerra Mondiale si è delineato un mondo bipolare, ossia diviso tra America e Russia. America capitalista occidente, Russia comunista, Unione Sovietica comunista a oriente. Questo ha delineato un mondo frammentato e diviso in primo e secondo mondo e di conseguenza il famoso terzo mondo di cui ancora oggi si parla e ancora oggi si cercano di risolverne le problematiche. La storia d'Italia nasce dopo la Costituzione, nasce nel 1946, l'Assemblea Costituente fa una Costituzione, la Costituzione dell'Italia, italiana, e si pone subito il problema di eleggere un Parlamento, ossia di votare. Le prime votazioni nel 1948 siano le più violente, le più combattute dell'Italia repubblicana. Questo perché bisognava subito imprimere un percorso politico all'Italia. Questo percorso politico, purtroppo, l'Italia non può sceglierselo in maniera autonoma. Perché? Perché l'Italia e l'Europa tutta esce devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Qual è l'unica nazione potente, l'unico paese che ha i soldi, che ha un capitale, che può fornire un aiuto economico alla restaurazione dell'Italia, alla ristrutturazione? L'America. Ma l'America, per quanto sia stata antinazista, antifascista nella Seconda Guerra Mondiale, post Seconda Guerra Mondiale è profondamente anticomunista. E quindi l'America, attraverso il piano Marshall, che è un piano economico, dice all'Europa e all'Italia soprattutto: noi vi diamo i soldi, noi vi diamo un aiuto economico per ristrutturare il paese, solo e solo se non ci sono partiti comunisti al governo. Questo ovviamente incide profondamente, perché la gente aveva fame, perché la gente aveva bisogno di un lavoro, aveva bisogno di una casa. Quindi dal 1948 a fondamentalmente il 1994 non ci saranno mai partiti comunisti al governo. La sinistra comunista non governerà mai. Queste vedrete ogni tanto qualche slide elettorale, ovviamente non andremo ad approfondire perché è tempo poco, e mi scuso con i professori presenti se sarò superficiale e veloce, ma cerco di essere il più comprensibile a tutti. Negli anni 50 il piano Marshall finisce, dunque la Democrazia Cristiana, che è uscita vincitrice, Democrazia Cristiana uguale centro, né destra né sinistra, siamo nel centro. La Democrazia Cristiana esce vincitrice dalle elezioni politiche e il piano Marshall finisce, perciò ci si può aprire pian piano alla sinistra. Si aprirà prima al Partito Comunista, ma il Partito Comunista risulta essere troppo di sinistra per un'apertura dal centro, perciò pian piano si rivolgerà nel corso degli anni al Partito Socialista. Per farla molto molto breve, il Partito Socialista è più il centro-sinistra e il Partito Comunista è l'estrema sinistra. Con l'apertura della Democrazia Cristiana verso il Partito Socialista abbiamo negli anni 60 la nascita del centro-sinistra. Oggi siamo abituati a parlare di centrodestra e centrosinistra. Si parla raramente di centro o si parla raramente di estrema sinistra o estrema destra, a meno che non si tratti di casi eclatanti, di terrorismo, di stragi. Il centrosinistra nasce in quegli anni, nasce negli anni 60, nasce nel 1964 con Aldo Moro. Cito Aldo Moro perché è universalmente conosciuto. Gli anni 60 vedranno quindi un avvicinarsi della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, fino ad avere anche riforme importanti. Abbiamo dunque
il piano per l'edilizia popolare, le famose case popolari per chi non ha casa, e lì una casa, abbiamo la nazionalizzazione dell'energia elettrica, quindi la nascita dell'Enel, abbiamo la scuola media che è come la conosciamo oggi, abbiamo un'apertura anche religiosa, abbiamo il Concilio Vaticano II, abbiamo tutta una serie di riforme, una serie di aperture culturali, religiose e politiche, ma secondo la destra della Democrazia Cristiana, secondo la destra parlamentare, è troppa sinistra. Per capirci, pensate che quelli erano anni politicamente importanti, erano anni politicamente potenti, in quegli anni la politica era tutto. Oggi la politica ci si limita all'elezione, ci si limita all'informazione, ci si limita al TG5, al TG4, alla 7. In quegli anni di politica, e soprattutto negli anni immediatamente successivi, quindi con la rivoluzione, con la contestazione del 68 e anche dopo, in quegli anni si moriva di politica, ci si scontrava, ci si accoltellava, ci si facevano liste. Sono anni veramente potenti. Dunque, uno spostamento troppo a sinistra dell'asse politico italiano scatena nella destra la voglia di rivalsa. In questo caso, in questa fattispecie, la rivalsa arriva negli anni 60 con un colpo di Stato, o un tentato colpo di Stato. Cos'è un colpo di Stato? Un colpo di Stato è una sovversione dell'ordine democratico, ossia, non mi sta bene com'è democraticamente questo Stato, tento di sovvertirlo, militarmente, con la forza, con la violenza. In questo caso il piano era di prendere 700 persone, deputati, sindacalisti di sinistra, e di deportarli in Sardegna. Perché in Sardegna? Perché in Sardegna c'era una base della NATO, ossia dell'America, delle Nazioni Unite, e quindi tutto è collegato. Portiamo i deputati socialisti, i deputati comunisti in Sardegna e lì, grazie all'America, li teniamo sotto controllo. Quando questo colpo di Stato, questo tentato colpo di Stato, perché fortunatamente non avverrà mai, viene alla ribalta, il centro-sinistra, il centro-sinistra di Aldo Moro, il centro-sinistra del Partito Socialista, capisce che forse è meglio allentare un attimo la presa. Dunque, va bene fare un governo di centro-sinistra, ma facciamolo con calma, passettino per passettino, poco alla volta. Questo sta bene al governo, sta bene al Parlamento, sta bene a quell'area di destra che dunque ha deciso di sospendere il colpo di Stato, ma non sta bene a tutti i giovani. Fine anni 60, sono anni potentissimi, sono anni violentissimi dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. Abbiamo contestazioni globali che nascono in America e dall'America attraversano l'oceano, arrivano fino alla Spagna, alla Francia, arrivano fino al Belgio, dal Belgio giù in Italia. Abbiamo il maggio 68 in Francia, abbiamo Woodstock nel 69, abbiamo le università occupate, abbiamo i giovani studenti che occupano l'università e volantinano e protestano e scioperano insieme agli operai Fiat. Abbiamo anni e anni e anni di rivolta nelle officine Fiat su a Torino. E cominciano a diventare importanti, a diventare preponderanti nella scena politica italiana, non tanto i partiti istituzionali, quali appunto Partito Comunista e Democrazia Cristiana, quanto i movimenti extraparlamentari. Abbiamo due schieramenti, si parla di schieramenti, si parla di fronti di battaglia, di barricate, neri e rossi, neofascisti e comunisti e l'estrema sinistra. Nelle file dei neri, dei neofascisti, abbiamo un partito, perché loro erano in Parlamento, sebbene la Costituzione vieti la ricostituzione del disciolto partito fascista, abbiamo un movimento sociale, ossia un partito di estrema destra che si richiama esplicitamente al fascismo e sono eredi di quella Repubblica di Salò che nasce nel 43 insieme alla Resistenza. Abbiamo tantissime organizzazioni, abbiamo Ordine Nuovo, abbiamo Avanguardia Nazionale, abbiamo Terza Posizione e INARI, i Nuclei Armati Rivoluzionari, sono loro che metteranno le bombe nelle piazze, sono loro che faranno quella strage di Piazza Fontana, la strage di Brescia, la strage dell'Italicus di Ustica, e la strage di Bologna, quella bomba alla stazione di Bologna che uccise 85 persone e ne ferì 200. Sono loro i responsabili. Dall'altra parte abbiamo i protagonisti rossi, principalmente Lotta Continua e Potere Operaio, due organizzazioni profondamente diverse. Una, Potere Operaio, molto verticistica, molto teorica, molto quasi militaristica, molto gerarchica. Dall'altra parte Lotta Continua, addirittura Lotta Continua arriverà a ripudiare la violenza, sono molto avanguardisti, sono molto artistici, sono molto, mi viene da usare la parola, tranquilloni, Lotta Continua. Ma questo loro essere un po' più blandi, anche politicamente, anche con la violenza, li porta anche loro a scindersi,
Abbiamo dunque i nuclei armati proletari, abbiamo prima linea, sono loro che fanno il simbolo della pistola nelle manifestazioni, sono loro che spareranno contro i poliziotti e i carabinieri nelle manifestazioni, e sono le Brigate Rosse, sono loro le famose, le temute Brigate Rosse, che negli anni 70-80 si macchieranno di alcuni omicidi, tra cui appunto quelli di Aldo Moro. Gran differenza, chiudo velocemente, tra estrema sinistra e estrema destra extraparlamentare, che mentre l'estrema destra colpisce indiscriminatamente con le bombe nelle piazze per creare ordine, per creare disordine e caos, l'estrema sinistra invece si prende un personaggio, Aldo Moro e quant'altro, Mario Sossi, magistrati, politici, sindacalisti, e colpisce solo loro, ha un obiettivo e lo porta a termine. Sono loro i grandi protagonisti di questo periodo. Infatti poi abbiamo Piazza Fontana, le stragi, e abbiamo gli anni di piombo. Gli anni di piombo vedono uno stragismo intrinseco, vedono anni terribili, anni politici, anni violenti, anni di paura. Anni di paura e coadiuvati, sorretti, sostenuti da anni di crisi economica e crisi politica, perché non solo in Italia c'erano queste stragi neofasciste, ma in tutto il mondo stava tornando il neofascismo. Abbiamo regimi neofascisti in Portogallo, regimi neofascisti in Grecia, regimi neofascisti in Sud America, Cile, Argentina, Cuba, Colombia, abbiamo regimi neofascisti dappertutto. Per far fronte, vado un po' avanti perché il tempo sta finendo, questa presentazione è molto molto dettagliata, per far fronte a questa escalation di violenza neofascista, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana decidono di unirsi non politicamente ma tramite un'alleanza, un compromesso storico perché non era mai successo prima, perché storicamente la Democrazia Cristiana aveva deciso di unirsi con il Partito Socialista, non con la sinistra del Partito Comunista. Questo compromesso storico purtroppo non piace alla base, ai giovani, ai ragazzi, a chi si era da sempre dall'università, ai licei, si era da sempre contraddistinto per la sua politica. Il Partito Comunista vede questa scelta del Partito Comunista di unirsi alla Democrazia Cristiana quasi un tradimento dei valori comunisti. Il comunismo da sempre ateo, da sempre anticlericale, da sempre laico, si era invece unito all'emblema della Chiesa Cattolica nella politica, ossia il Partito Democristiano. Questi ragazzi daranno vita quindi a una seconda contestazione post-1968 chiamata contestazione del 1977. Non starò qui a spiegarvela perché, avendoci fatto la tesi di laurea sopra, potete parlarne nelle 3-4 orette in modo easy. Basti sapere che questa contestazione del 1977 porta sostanzialmente la politica sociale, quella istituzionale, quella del popolo, a stancarsi. Dopo anni di contestazione, dopo anni di lotte nelle piazze, di bombe da una parte, di omicidi da un'altra, di manifestazioni di estrema destra e manifestazioni di estrema sinistra, di lotte alla Fiat, pensate che la Fiat stava ancora scioperando da quel 1969, nel 69 scioperava dal 66, e nel 66 scioperava dal 63, abbiamo quasi 17 anni di scioperi alla Fiat. Tutto cambia nel 1980, quando i quadri, i dirigenti, gli operai impiegati, gli operai intermedi della Fiat decidono di rispondere, ossia non l'impiegato che ci operava, ma il padrone. Nella storia politica, nella storia politica comunista soprattutto, dove a scioperare è l'impiegato, è l'ultimo, è il povero, è l'umile, è l'emarginato che sciopera per avere più diritti, nel 1980 assistiamo a uno sciopero dei padroni, per usare un gergo politico. Nel 1980 abbiamo la famosa marcia dei 40.000, dove i padroni, dove gli operai, dove i quadri intermedi della Fiat scioperano con i cartelloni: vogliamo la trattativa, non la morte della Fiat, cioè piuttosto mettiamoci d'accordo, scendiamo ai vostri risultati, alle vostre richieste, alle vostre vertenze sindacali, ma non ammazziamo, non uccidiamo la Fiat. Questo porta a capire che non è più il tempo di manifestare nelle piazze, non è più il tempo di lottare, non è più il tempo delle bombe. La politica subisce una sorta di ritorno alla calma, di ritorno al privato. Basta manifestazioni pubbliche, basta collettività, basta grandi numeri nelle piazze, torniamo al privato, il famoso riflusso, ritorno nel privato. Riflusso nel privato è un termine giornalistico molto in voga in quegli anni. Questo riflusso del privato si ha anche grazie
a questo personaggio che più grandi di voi riconosceranno, Bettino Craxi. Bettino Craxi era il leader del Partito Socialista ed è un po' il personaggio intermedio che ci ha portato da una politica anni 60-70 a una politica odierna. Perché? Perché ha scelto di aprirsi al popolo. Prima il Partito Comunista parlava solamente agli operai, il Partito Democristiano parlava solamente ai cattolici e così via. Craxi decide di allargare il Partito Socialista non solo a un ceto sociale determinato, ma al popolo intero. Questo parlare al popolo verrà poi ripreso negli anni successivi, anche ad esempio, dalla Lega Nord. La Lega Nord parla a tutto il popolo, non solo agli operai, agli impiegati, ma a tutto il Nord, contro i napoletani, ad esempio. Quando poi serviranno i voti dei napoletani, parlerà a tutta Italia, contro chi non è italiano. Un nemico è importante in politica, un nemico che sia interno, un nemico che sia esterno. La politica si segna che è importante avere un capo espiatorio contro cui rivolgere il consenso elettorale. Perché il consenso elettorale è importante? Perché nel 92-93 cambia la legge elettorale, vi verrà spiegato meglio negli anni, nei laboratori successivi, ed è importantissimo avere voti. Non starò appunto a perdere tempo anche perché siamo già in ritardo. Fatto sta che da tutta questa serie di partiti così divisi, così frammentati, ognuno ha la sua idea, repubblicani divisi dai liberali, divisi dai socialisti, divisi dai democristiani, invece servirà unirsi, perché Craxi ha cominciato a personalizzare la politica. Non è più importante l'ideologia, il partito, quello in cui crediamo, è importante la persona. Tant'è che anche oggi noi andando a votare crediamo di votare il candidato premier. In realtà il candidato premier è un nome messo lì. Noi non votiamo il candidato premier, noi votiamo i nostri rappresentanti, il partito che poi andrà a nominare il candidato premier. Invece da Craxi in poi assistiamo a una personalizzazione della politica che sussiste tutt'oggi. Infatti abbiamo poi le grandi coalizioni. Abbiamo le grandi coalizioni come le conosciamo ancora oggi. Questa personalizzazione della politica, questo immobilismo della politica, questa perdita di consensi dal 1980 in poi porterà a un diffondersi della corruzione, perché arriva la Lega Nord, perché è un soggetto nuovo, un soggetto giovane, tutti cominciano a dargli voti, i vecchi democristiani, i vecchi socialisti cominciano a comprarsi i voti, perché non li hanno più. E dunque scatta tutto quel processo che è chiamato Mani Pulite o in gergo Tangentopoli nel 1994, che vedrà poi emergere intanto il discioglimento dei vecchi partiti, dunque non abbiamo più un partito comunista, un partito democristiano, abbiamo nuovi soggetti. Forza Italia, abbiamo il PDS, che poi diventerà PS e poi PT, abbiamo tutti questi partiti che sussistono in varie forme ancora oggi. L'ultimo scatto è proprio degli ultimi anni, l'ultima evoluzione, dopo che abbiamo visto nelle ultime tornate elettorali un sostanziale equilibrio, una volta il centro-destra, una volta il centro-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra, è arrivato negli ultimi anni un personaggio politico ancora nuovo. Movimento 5 Stelle, emerso per la prima volta nel 2013, ha portato una ventata d'aria fresca ulteriore. Abbiamo quindi una trasformazione, e su questo chiudo, del sistema politico. Il partito non è più di massa, non si rivolge più a un ceto politico determinato, ma a tutto il popolo. Non è più importante l'ideologia, che invece diventa trasversale, fluida, liquida, ma è importante il popolo, è importante prendere più voti possibile, è importante personalizzare l'elettorato, personalizzare il partito. È importante piuttosto rimanere ambigui su alcuni temi più scottanti, più caldi, per invece approfondire di più temi che vedono unito l'elettorato. Vogliamo maggiore sicurezza, abbiamo paura degli stranieri, vogliamo più lavoro. Questi sono i temi su cui l'Italia, ad esempio, è unita. Scusatemi se sto semplificando, e i partiti chiamati catch all, piglia tutto, prendi tutto, perché puntano a raggruppare più voti possibili, anche a discapito di un'ideologia politica, anche a discapito di un credo vero e proprio. È importante raggruppare e radanare voti. Detto questo, arriviamo alla tornata politica attuale e su questo chiudiamo. Non dirò nulla su questo, ovviamente, vedo solamente divisi in destra, sinistra, centro-destra, centro-sinistra, e in mezzo messo il Movimento 5 Stelle, perché è emblematico di questo trasversalismo dei partiti. Io ho finito, sono stato
scusatemi velocissimo, spero che si sia capito qualcosa. Perché è davvero una formula magica, nel senso che noi pensiamo che quando si va a votare, normalmente io voto e, per esempio, dobbiamo creare un Parlamento di 100 persone, voto, non so, 10% va a quel partito e allora ci saranno 10 seggi nel Parlamento, 10 seggi per quel partito. Non funziona così, non è così semplice. Non è che tutti i voti che noi diamo si traducono in sedie in maniera proporzionale. Ci sono diverse formule elettorali si chiamano, che convertono i voti che noi diamo in sedie in Parlamento, in seggi, ok? Tendenzialmente la distinzione principale è fra i sistemi maggioritari e proporzionali. Il sistema proporzionale, in linea teorica, è quello che dicevo prima. Il 10% dei voti va a un partito, quel partito, se il Parlamento è formato da 100 persone, avrà 10 sedie, ok? Ed è semplice, no? Non così semplice, perché ad esempio, come distribuisco i resti, visto che non ci sarà mai una divisione perfetta dei voti, sarà ad esempio 11,5, non è che uno si può spezzare in due un parlamentare, gli do 12 o 11, quindi già non è semplice così. In più c'è un problema spesso di governabilità, perché se io uso proporzionale, ok, e ci sono tre partiti e prendono tutti quanti 30, 30, 30, poi chi governa? Boh. E allora sono inventate delle formule diverse, delle formule maggioritarie che attribuiscono più sedie, più seggi a chi prende più voti. Quindi io magari ho preso 40 e la legge dice che chi prende 40, il primo che arriva, che prende più degli altri, si becca automaticamente il 50%. Tutto questo discorso adesso ve lo faccio per restituirvi la complessità. Ovvio che in 10 minuti non possiamo capire tutto dei sistemi elettorali, è impossibile. Però voglio farvi capire quanto è complesso e quanto influenza il nostro sistema partitico anche. Le formule ve le ho spiegate. All'interno di ciascuna formula, quindi maggioritaria e proporzionale, anche lì ci sono delle formule diverse. Ad esempio lì, plurality e majority. Plurality vuol dire che quello che prende più voti vince. Quindi prendo il 40 o il 30, però gli altri hanno preso 20 o di meno, io vinco, a prescindere. Majority invece vuol dire che devo prendere la maggioranza assoluta. Quindi se nessuno ha preso il 50, si fa un ballottaggio in cui i primi due si sfidano, e chi prende il 50, la maggioranza, vince, per dire. Ci sono tantissime altre formule, sono formule matematiche. I fattori decisivi sono un po' questi. La dimensione dei collegi, la formula, che ve l'ho già detto, e la soglia di sbarramento. La dimensione dei collegi, ad esempio, si vede veramente male. E purtroppo siamo messi così. Vabbè, ve lo racconto. Allora, la dimensione dei collegi, ad esempio, con una formula proporzionale, se un collegio, il collegio sarebbe la parte di territorio entro cui votiamo, e la dimensione non è la dimensione territoriale, è quanti parlamentari voto all'interno di quel territorio. Trento, secondo me, tipo ne deve eleggere 6, mi sa, proporzionali, 6 uninominali. Comunque, la dimensione è quanta gente c'è dentro quel collegio lì. Se il collegio è molto grande, nel proporzionale è meglio, perché sarà più proporzionale il mio voto. Se sono solo tre persone da eleggere, capite che è più difficile distribuire i voti rispetto a 100 persone. Cosa significa il 10% con tre persone da eleggere? Che ne metto dentro 0. Cosa significa il 10% con 100 persone da eleggere? Che ne metto dentro 10, quindi cambia quante persone eleggo per ogni collegio intuitivamente. Invece se il sistema è maggioritario e il collegio è grande, sarà ancora più disproporzionale la vicenda. La formula elettorale, ve l'ho detto, maggioritario proporzionale, e cambia. La soglia di sbarramento può essere sia una soglia esplicita, cioè noi diciamo i partiti che prendono meno del 3% in Parlamento non ci entrano perché sono troppo piccoli, non li vogliamo, e quindi lo diciamo, lo mettiamo per legge, ok. Però attenti, perché anche quando non è espressa questa soglia, a volte è implicita, come vi dicevo prima. Se siamo dentro il nostro territorio di Trento
e a Trento si eleggono 6 parlamentari, per dire, e un partito prende il 10%, non mettete dentro nessuno magari, ok? Quindi è una soglia implicita, cioè a volte questa soglia si può calcolare, ho messo anche la formula, e ti dice quanti voti devi prendere per buttare dentro il Parlamento un parlamentare, ok? Allora, tutta questa roba complessa, ve la dico, per arrivare ai giorni nostri, ci sono anche delle leggi matematiche, ma non ci abbiamo tempo. Ad esempio questa legge, matematicamente, ti dice che se tu usi un sistema maggioritario con formula plurality, quella che vi dicevo prima, matematicamente dopo un po' di anni si produce un sistema bipartitico, con due partiti. Perché? Perché i terzi sono sempre esclusi. Se chi prende più voti vince, ovvio che i due partiti più grossi vincono sempre e il terzo viene sempre escluso, anche se magari c'è il 20% su tutto il paese, però perde sempre le sfide singole e non vince mai. E, ok, tutto questo per arrivare a noi. Allora, nella prima repubblica, dal 48 in poi, erano proporzionali, molto proporzionali, era quasi perfetto. E quindi i partiti tot prendevano alle elezioni tot voti e tot sedevano in Parlamento. Per un periodo la Democrazia Cristiana è riuscita ad avere la maggioranza, è molto difficile avere la maggioranza perché devi avere il 50% dei voti su tutta Italia, è difficile. Per un certo periodo non c'è più fatta, ma ne parlerà quello della storia. però è arrivata questa richiesta forte dalla società civile di andare verso un maggioritario che mi garantisce di governare, perché il maggioritario dice se prendi il 40 magari tu hai vieni sovrarrappresentato e quindi in Parlamento hai il 50% dei seggi e puoi governare. Hanno fatto un referendum, io sono nato nel 93, c'ero ma non mi ricordo, e Mattarella ha dovuto fare questa legge, il Mattarellum, che era 75% maggioritario e 25% proporzionale. Poi Calderoli nel 2005 ha fatto questo Porcellum, dopo gli è presa questa cosa di chiamarla in latino le leggi, no? Perché la definì lui stesso una porcata questa legge, quindi la chiamarono i giornalisti Porcellum. Questa dava un premio di maggioranza indiscriminato, cioè il primo che vinceva, a prescindere dalla percentuale, prende il 30%, gli altri partiti hanno preso tutti di meno, comunque aveva un premio gigante che gli dava la governabilità, cioè gli dava il 50% delle sedie in Parlamento. La Corte Costituzionale l'ha dichiarato incostituzionale. Arriviamo al 2015, in cui c'è Renzi, il governo Renzi, che ha proposto questo Italicum, che era a prevalenza maggioritario, però si applicava solo nel caso in cui vincesse il referendum. Vi ricordate il referendum poco tempo fa, 4 dicembre? Se il referendum fosse passato, il Senato non dovevamo più votarlo noi. Quindi cosa hanno fatto loro? Hanno fatto una legge solo per la Camera, pensando che passasse appunto anche il referendum. Il referendum non è passato, non ha senso avere una legge per la Camera e per il Senato invece rimaneva quella del 2005. Quindi via anche questo. Infine è arrivato questo rosato, l'hanno chiamato Rosatellum, che è il sistema di oggi. Come è fatto? 37% maggioritario con collegi uninominali, e vi spiego cosa significa. E il restante 61%, anzi 63%, è proporzionale. Quindi, quello proporzionale abbiamo capito, quello che voto viene rappresentato. La parte invece maggioritario uninominale significa che ci sono nei collegi, il territorio italiano è diviso in tanti collegi quanti sono le persone da eleggere, dobbiamo eleggere per esempio 232 persone alla Camera con questo metodo, quindi il territorio sarà diviso in 232 persone, insomma 232 collegi, scusate, e all'interno di ciascuno deve essere eletta solo una persona, quindi si sfidano i candidati e vincerà solo uno. Anche magari col 30% dei voti, candidato A prende il 30%, B 20%, quell'altro 15%, quell'altro 5%, alla fine uno vince col 30%, non col 50%, quindi capite che è sovrarrappresentato, vince anche se ha preso solo il 30%, mentre proporzionale per vincere deve avere il 50%. Questo è il sistema. Allora, scusate, questa è la scheda che andate a votare fra poco. Avete i nomi delle persone candidate in questo collegio uninominale, che è il vostro, della vostra, insomma, è scritto, cioè, insomma, se avete i vostri candidati per il vostro collegio,
e sotto le liste associate, anzi partiti associati a quei candidati, ok? Quindi, non so, per dire, centrodestra, no? Centrodestra c'è dentro Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, insomma, tutti i vari partiti in coalizione in questa lista, ma il candidato deve essere uno solo. Quindi ci sarà un candidato, che magari è di Forza Italia, magari è di Lega Nord, e le liste. Voi potete votare sia la lista che il candidato. L'effetto, diciamo, che è analogo. Se voi votate la lista, ovviamente, non so, per dire Forza Italia o qualcun altro, non interessa, ma quello che è, partito A per dire, se votate il partito A, tutti i voti vostri vanno al partito A e vanno anche al candidato di questa coalizione. Se voi votate solo il candidato, l'effetto più o meno è analogo. È diverso perché se voi votate, potete anche fare due croci, una sulla lista e una sul candidato, che è uguale però a votare la lista, è la stessa cosa. Se invece votate solo il candidato, succede che poi quando contano i voti e li traducono in seggi, questo voto qua se lo spartisce un po' il partito A e un po' il partito B, ok? Però in questo modo cioè, l'effetto è analogo. Voi votate il partito che vi interessa e il voto va anche al candidato. Non si può fare, molto importante, chiudo, il voto disgiunto. Sapete cos'è? Più grande. Cioè, tu io non posso votare questo candidato qua perché mi sta simpatico e votare un altro partito che non fa parte di quella, della sua coalizione. Se voto questo candidato qua che mi sta simpatico e se lascio così, il suo voto se lo dividono nel proporzionale tutti i partiti in coalizione della sua coalizione. Altrimenti al massimo devo votare uno di questi partiti qua, non posso votare lui e un partito che non c'entra niente con lui. Questo non si può fare. Quindi o votate questo, il nome, o solo la lista, o il nome e la lista. Votare il nome e la lista è come votare solo la lista. È la stessa cosa. Però la scheda non è annullata, ma vale lo stesso. Ok? Quindi col disgiunto viene annullata, eh? Annullata, non conta niente. E queste sono le cose. Il messaggio che volevo passare è che a seconda del sistema cambia di molto quello che succede. Gli stessi voti che noi diamo il 4 marzo con una formula e con un'altra potrebbero garantire un governo di centrodestra piuttosto che un governo di centrosinistra. Perché i partiti si scannano sulle leggi elettorali? Perché una legge piuttosto che un'altra favorisce una formazione piuttosto che un'altra, ok? Ad esempio qui la soglia, che vi dicevo prima di sbarramento, per legge è al 3%. Spesso si scannano su quanto deve essere la soglia, perché io se sono un partito piccolo che fa il 2, ovviamente voglio entrare in Parlamento, se tu mi metti la soglia al 3, io non ci entro in Parlamento. Se il mio partito fa il 3 e la mette al 4, non ci entro lo stesso, capito? Quindi su queste cose per quello che si dibatte, perché davvero è una formula magica, a seconda di quello che viene fuori, qui 63, perché 63-37? Perché evidentemente era un compromesso fra una formula che avvantaggiava l'uno e una formula che avvantaggiava l'altro, però è un po' una magia, un'alchimia. Vediamo cosa succede, molto probabilmente non avremo un risultato chiaro, cioè uno che vince e governa. Molto più probabilmente avremo nessuno che sarà la maggioranza e dovranno fare dei compromessi o comunque fare un governo di larghe intese. Visti i sondaggi di è molto difficile fare dei sondaggi perché negli uninominali chi vince vince, cioè a prescindere dalle preferenze, posso magari votare anche uno che mi sta simpatico che non è il mio partito preferito. Quindi ci sono molti collegi che si stanno contendendo, non si capisce chi vincerà. L'unico che sembra potercela fare in questo momento dai sondaggi è il centrodestra, che quindi è l'ultimo, magari potrà formare una maggioranza, ma anche lì centrodestra è composto da vari partiti, quindi a seconda di chi vince in quel partito ci sarà un diverso candidato premier. Insomma è tutto molto fluido e d'altra parte per pochissimi seggi potrebbe ad esempio vincere il centrosinistra, oppure il PD potrebbe essere il primo partito, e a quel punto cosa succede? Che il PD ha un ruolo centrale e deciderà lui con chi allearsi per formare un governo, quindi davvero non pensiamo che chi prende più voti vince, non funziona così, semplicemente. Okay. Scusa, ma al di là di questo casino, esisterebbe una legge elettorale giusta, che non che accontenti, ma democratica? Che... Allora, democratica sarebbe proporzionale, però qual è il problema? Ti faccio vedere, o no? Non certo. Garantisce la... Certo, però democratica vuol dire che do 10 voti,
cioè do il 10% dei voti, ho 10% dei seggi in Parlamento, questa sarebbe democratica. Però c'è il problema che dopo molto spesso non c'è una maggioranza in Parlamento, quindi non può governare. Quindi cosa si fa? Se la gente fosse responsabile, si metterebbe insieme, contratterebbero magari un attimo, farebbe un programma comune e si governa per 5 anni. Questo succede in alcuni posti, in Germania succede, sta succedendo anche in questo momento. Si sono messi al tavolo, hanno detto queste sono le mie posizioni, queste sono le tue, da loro è chiaro che il primo partito che prende più voti esprime il Premier, quindi di nuovo la Merkel in questo caso, però non ha la maggioranza del Parlamento. Quindi si metterà d'accordo con i socialisti per fare un programma comune che dura 5 anni, ma fatto per benino, cioè hanno un file Word che te lo scarichi e in cui c'è scritto tutto riga per riga quello che voglio fare in 5 anni. Tu ce li vedi Renzi, Berlusconi, 5 Stelle, la Lega, Salvini, mettersi insieme e fare un programma insieme per 5 anni in cui fanno una cosa insieme? In Italia purtroppo il proporzionale produrrà sempre nessuno al 50 nel paese, anzi il paese è spaccato di solito in 3 poli ultimamente, e se almeno 2 poli non si vogliono mettere d'accordo è fatica andare avanti. D'altra parte il maggioritario risolverebbe il problema, però cosa fa? Come ho detto prima, il maggioritario esclude i partiti minori, più piccoli, ok? Ad esempio come effetto immediato potrebbe avere aumentare il risentimento sociale, perché se io sono affezionato a quel partito lì e è sempre escluso per via del sistema elettorale, allora mi arrabbio. È il mio partito, ci credo. Per dire, il partito dei trentini, perché me lo devi sempre escludere? Solo per il sistema elettorale, lo voglio in Parlamento. Questo potrebbe essere un effetto. L'altro effetto è che comunque è molto disproporzionato, come dicevi, non è giusto, perché dai un premio grandissimo a quelli che comunque hanno magari pochi voti. Quindi insomma è difficile bilanciare le cose, spero di averti risposto alla domanda. Scusa, ma la parte proporzionale in questo sì. momento come viene assegnata? Allora, viene assegnata sul allora per la Camera su scala nazionale, quindi italiana. Cioè si fa ci sono sempre mettiamo su questa scheda e fanno il conteggio complessivo? No, allora ci sono sempre i collegi. Ok. Però la ripartizione finale, anche su quella cosa che dicevo prima, quando voti uno, dividi, la si fa a livello di questi resti, per la Camera a livello nazionale, per il Senato a livello regionale, per voi a livello provinciale, cioè la provincia di Trento. E, non cambia tanto. Adesso, la formula non me la sono andata a vedere che useranno. Comunque è una di queste due, che sono qua. Che ho messo prima, uno si chiama metodo ARE e l'altro DON'T, e la cosa che cambia fra le due è come distribuiscono appunto i resti. Cioè, non so, ho 3 persone, non so, cioè un partito deve prendersi, ha preso l'11,35%, gli do 12 sedie, io ne do 11 per dire, no? Il modo di ridistribuire questi resti è diverso a seconda della formula, cambiano ovviamente i seggi che vengono assegnati all'uno all'altro, e per la Camera la ridistribuzione di questa cosa è su scala nazionale, per il Senato a livello regionale. Comunque, adesso sì, no, ho capito la tua domanda. Allora, no, per il proporzionale sono sempre i collegi, esatto. Cioè, vale, cioè sì, il conto sì, viene aspetta, fatto partire dalle preferenze. Certo. Arrivo subito, è importante la domanda che mi hai fatto, che non l'ho detto. Cioè, magari uno... No, non l'ho detto proprio. Allora, la parte proporzionale è sempre divisa in collegi in generale, sono un pochino più ampi, e nei collegi si elegge più di una persona. Ci sono queste liste, di fianco al partito, voi trovate 3-4 nomi, 4-5 nomi, sono quelli che vincerebbero in fila se nella parte proporzionale, se quel partito vince dei seggi. Quindi se il partito A vince un seggio viene eletto il primo, se ne vince 2-3, i primi 3 e così via, no? Quindi hanno deciso di dividere il territorio sempre in varie circoscrizioni, e in ogni circoscrizione del proporzionale c'è un listino breve bloccato, non potete scegliere voi, e la ripartizione funziona così. Quindi questo viene votato così maggioritario, l'altro in base a quel 60% che si diceva prima. Okay. Però possono anche candidare in più seggi. Alcuni. Sì, allora... Cioè questo è il tranello. Io dico che questo è il tranello secondo me. C'è di più. Perché poi si ritirano e favoriscono gli uni e gli altri. C'è di più. Non solo si possono candidare in diversi...
collegi possono anche candidarsi contemporaneamente sia per questa parte maggioritaria sia per questa parte proporzionale, quindi gareggi due volte, capito? Se ti votano qua contro quell'altro hai vinto, se perdi magari vinci qua quello proporzionale. Però quindi poi un po' così. La cosa che io vedo, correggimi se, le persone che candidano in più, in più seggi, cosa succede poi? Nella formazione, diciamo dal momento che hanno vinto comunque che... Chi alla fine decidono all'interno di un, diciamo di chi ha vinto come far uscire i nomi, perché si ritira uno, magari ha due, ha tre possibilità, sceglie di accettare quella in un seggio, così fa fuori il collega che fino a ieri ha ingaggiato di questi calcoli e li fanno. Ecco, queste qua sono sicuramente le scorrettezze, perché? Perché alla fine uno pensa di comunque dare un voto e premiare una persona, nella realtà alla fine c'è un tranello che alla fine compongono la squadra come la vogliono, magari con persone che hanno dei valori, delle cose che potrebbero essere lì a e che se molti sono candidati in più posti, come ha detto in questi giorni, e quindi gli fanno il gioco delle tre carte e alla fine fanno fuori determinate persone che magari è così per tutti. Vengono visti come purtroppo per girare, perché dovrà fare un questo è giusto. Cosa votiamo quando rispondete? Di là, no, in detto il governo. E no, allora, non votiamo il governo. Perché non si vota il governo? Perché la Repubblica, perché l'Italia è una Repubblica democratica. Quindi è una Repubblica parlamentare. È una Repubblica parlamentare, quindi si vota il Parlamento. La confusione però ci sta. Perché? Perché la Repubblica è una forma di governo, non una forma di Parlamento. Quindi stiamo un cittadino dice. Io vado a votare il governo. E sarò veramente molto breve. Prima sono un po' spaziato ovunque, cercherò di riassumere tutti i contenuti. Sarò molto veloce, scuso per questo, quindi se potete interrompermi in qualunque momento, farmi delle domande, non c'è assolutamente nessun tipo di problema. E allora, iniziamo. Il 4 marzo si voterà il Parlamento. Il Parlamento è il titolare del potere legislativo. Quindi ripartizione di Montesquieu, potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Per il potere legislativo sarà in capo il Parlamento, il potere esecutivo sarà in capo, è in capo al governo, il potere giudiziario è in capo alla magistratura. Sono tre organi separati, individuali e volendo influenzabili, la magistratura di meno perché delle garanzie di più. Allora, noi andremo a votare il Parlamento, vi hanno spiegato il sistema elettorale, quindi sapete già come si arriva al Parlamento, e vi spiegherò come è composto. Allora, e il governo. Il Parlamento si divide in Camera dei Deputati, Camera del Senato. Camera dei Deputati è composta da 630 membri, Camera del Senato è composta da 315 membri, più 5 senatori a vita. I senatori a vita vengono eletti dal Presidente della Repubblica, per altri meriti che possono essere in campo sociale, civile, in campo scientifico, qualunque tipo di merito, al massimo 5, quindi non 5 per Presidente della Repubblica, ma al massimo 5 in assoluto. E allora, come si compone il Parlamento? Abbiamo detto la Camera, le regole che andiamo a spiegare sono quelle della Camera, ma sono identiche anche per la Camera del Senato, però mi riferirò principalmente alla Camera. La Camera ha un Presidente, che è il Presidente appunto della Camera. Ha poteri amministrativi e disciplinari. I poteri amministrativi significa che può dare la parola, può togliere la parola, può riprendere i parlamentari, in alcuni casi può sospenderli ed espellerli dall'aula, e questo è il potere sanzionatorio. A sua volta il Presidente è coadiuvato dall'ufficio della Presidenza, quindi praticamente è un organo che aiuta il Presidente della Camera nei suoi compiti. Un passo indietro. E le leggi ordinarie, sapete cosa si intende per legge ordinaria? È la legge, tra virgolette, normale, quella che osserva tutti noi, può essere penale, può essere civile, amministrativa, tra virgolette. E invece il Parlamento è regolato da una legge di pari rango, quindi sempre di fonte primaria, che però si applica solo ed esclusivamente al Parlamento. Sono le leggi parlamentari e i regolamenti parlamentari, che a loro volta vengono fatte proprio dal Parlamento. Questo per,
garantire l'autonomia delle camere. Allora, ecco. L'ufficio di presidenza fa rispettare il regolamento, i regolamenti parlamentari, praticamente questo è il senso. Dopodiché, ci sono i gruppi parlamentari che tendenzialmente e quasi sempre sono corrispettivo dei partiti politici che arrivano in Parlamento, quindi PD, 5 Stelle, Forza Italia, sono questi. Cosa significa tendenzialmente? Che non è detto che tutti i partiti abbiano proprio gruppo parlamentare, possono anche essere inseriti in delle coalizioni e quindi il gruppo parlamentare sarà una coalizione. In più c'è il cosiddetto gruppo misto. Che cos'è il gruppo misto in Parlamento? Praticamente, se un parlamentare a un certo punto, dura 5 anni la carica parlamentare, se in questi 5 anni a un certo punto si rende conto di non essere più in linea con il proprio partito, può staccarsi dal partito, quindi perdere il vincolo di mandato, che non hanno, in realtà i parlamentari non hanno nessun vincolo di mandato. Quindi possono essere tranquillamente, possono entrare in PD e spostarsi a Porta Nuova, da Pound, volendo. E una volta che escono dal partito, possono entrare, se non entrano in altri partiti, entrano nel gruppo misto. Il gruppo misto, come avrete capito, raccoglie tutti coloro che non fanno più parte di un partito e quindi ci può essere all'interno un membro di estrema destra, un membro di estrema sinistra e così a ridursi. Quindi anche il gruppo misto a sua volta è diviso in correnti politiche. Va bene. Ogni gruppo politico ha un presidente, ha un capogruppo. Tutti i capigruppi insieme formano la conferenza dei capigruppi. Qual è il compito di questa conferenza? È quella di indire insieme al presidente della Camera l'ordine del giorno. Che cos'è l'ordine del giorno? È il tema della discussione del giorno, giusto, ovviamente. In più hanno un altro potere, che è molto importante. È sempre legato all'ordine del giorno ed è la possibilità di dare delle tempistiche all'ordine del giorno. Creata così non sembra un gran potere, invece è molto importante. Perché? Perché si può dare a un argomento molto importante per la maggioranza, volendo l'intera giornata, e dare pochissimo tempo a un argomento dell'opposizione. Vi rendete conto che questo, che meno tempo dai a un argomento, meno tempo c'è per discutere, la proposta legislativa probabilmente non passerà mai, perché se non hai neanche il tempo di discuterla, sicuramente non avrai il tempo di approvarla. Quindi è un potere politico molto molto importante. Sto andando molto veloce, mi rendo conto, quindi fermatemi quando volete. E conferenza dei gruppi. All'interno della Camera, di entrambe le Camere, ci sono poi le commissioni. Che cosa sono le commissioni? Dette malissimo che il giurista mi prenderà cazzotti. Sono dei piccoli parlamenti praticamente all'interno del Parlamento. Sono delle piccole Camere all'interno della Camera, specializzate in una materia. Può essere la commissione della giustizia, commissione degli affari interni, commissione del turismo, eccetera, eccetera. E tendenzialmente poi corrispondono, volendo, anche ai vari ministeri. E dunque, qual è il potere di queste commissioni? Possono essere permanenti e no. Quando ho studiato io, quindi 5 anni fa di diritto costituzionale, erano 14 quelle permanenti, però ogni legislatura può scegliere di farne quante ne vuole, volendo. E dunque, essendo dei piccoli parlamenti, hanno ovviamente il potere legislativo, quindi possono, nella loro accezione più significativa, approvare delle leggi. Praticamente, tra virgolette, bypassano la Camera e approvano direttamente la legge, poi si chiama iter legislativo in sede legislativa. La funzione ordinaria, il sistema ordinario invece, si chiama, sistema ordinario appunto, o sede referente. Quindi la commissione specializzata in argomento fa soltanto la fase dell'istruttoria, quindi organizza, tra virgolette, prende, si informa sul tema e poi revise il testo di legge e lo passerà in Camera. Il Presidente della Camera autorizzerà a discuterne con l'ordine del giorno e la Camera dovrà approvare articolo per articolo tutto il testo di legge,
quindi nel caso può portare delle modifiche, dopodiché approvare di nuovo tutto il testo di legge. Perché questo? Perché per poter approvare una legge la Camera dovrà mandare il testo di legge approvato all'altra Camera che ha funzioni identiche, ha le stesse identiche funzioni, sono semplicemente di meno. A loro volta dovranno riapprovare articolo per articolo ogni testo di legge e poi tutto il testo di legge. Se cambiano anche una sola virgola, deve tornare indietro e rifare tutto da capo. Si chiama navetta questo sistema, da navetta francese, sarebbe la spola del telaio, praticamente, fa avanti e indietro. È un sistema veramente, veramente molto lungo, ed è per questo che di fatto si usa il potere legislativo della Commissione, e per accorciare molti tempi, e può durare volendo anche anni, cioè può andare avanti all'infinito volendo. Allora, e smetto di parlare del Parlamento perché altrimenti mi sa che sono già fuori forze. Parliamo del governo. Allora, come si compone il governo? Allora, il Presidente della Repubblica sceglie il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente dei Consigli sceglie tutti i ministri. Li sceglie. Il Presidente della Repubblica non è costretto a scegliere per forza il Presidente del Consiglio che era capo della coalizione o della lista che ha vinto. Tendenzialmente lo fa, ma non è obbligato a farlo. Volendo, potenzialmente, può anche chiamare me e io posso chiamare uno qualunque di voi a fare il ministro. Cosa significa però? Il Presidente del Consiglio sceglie il governo, lo presenta al Presidente della Repubblica, gli fa fare il giuramento, diventano a tutti gli effetti dei ministri. E fino a qua c'è ben poco di democratico, perché se il popolo vota una lista e il Presidente della Repubblica sceglie tutt'altro, il popolo giustamente si sentirebbe un po' tradito. Quindi, entro 10 giorni dal giuramento, il governo si presenta alle Camere. Le Camere, in sede di giunta, dovrà approvare la scelta del governo. Si farà a maggioranza semplice. Cosa significa? Allora, per approvare un testo di legge il Parlamento deve avere un quorum strutturale. Facciamo finta che siano 100 membri. Vuol dire che per ogni testo di legge, per essere valido, ci deve essere il 50% più uno dei membri della Camera. Quindi 51 membri devono votare. Il provvedimento, per essere approvato, deve essere approvato appunto dal 50% più uno dei votanti, quindi 26 membri. Stessa identica cosa per quasi tutti i provvedimenti di legge. Quasi sono le maggioranze qualificate, ma non ve le fa spiegare perché metteremo una vita. E dunque, in questo modo il Parlamento si riprende, diciamo, la sua funzione democratica e approva il governo. Questa si chiama questione di fiducia. Mozione di fiducia, scusate. Però può anche avere la possibilità di proporre una mozione di sfiducia. Cosa significa? Una volta che il governo è approvato, in un qualunque momento dei 5 anni, può proporre con le stesse identiche caratteristiche, quindi quorum strutturale e maggioranza semplice, una mozione di sfiducia. E quindi dice, parlando alla Camera ovviamente, io ho perso la fiducia in questo governo, votiamo per decidere se mantenerlo. Basta un solo voto, cioè nel senso basta una sola mancata approvazione di una delle due Camere anche in là del tempo, e il governo cade, e quindi andrà scelto un nuovo governo. Il contropotere del governo qual è? Il governo può presentare le proposte di legge. È un po' confuso, mi rendo conto, ma dovrei fare un discorso molto più ampio, non abbiamo assolutamente il tempo. Può fare una proposta di legge, ok? Per certe proposte di legge che ritiene assolutamente indispensabili al proprio indirizzo politico, può dire al Parlamento, o me l'approvate così com'è, senza modifiche né niente, o io me ne vado. Quindi il Parlamento deve approvare o meno. C'è stata una discussione in seno alla dottrina negli ultimi anni, cioè negli ultimi, decenni, se la mancata approvazione di una proposta di legge su cui c'è la questione di fiducia costringa il governo a dimettersi. Attualmente è costretto a dimettersi, praticamente si è autoinvestito di una mozione di sfiducia con quel provvedimento. Quindi una volta che viene approvato, il governo ha perso anche la fiducia del Parlamento e quindi a casa.
E come si compone quindi il governo? Presidente del Consiglio dei Ministri, che non è il capo, tra virgolette, cioè non è gerarchicamente quello in una posizione predominante agli altri ministri, è il primo inter pares, è il primo tra i pari, quindi è colui che coordina in generale l'indirizzo politico del governo, ha però delle prerogative, ad esempio sceglie i ministri, è una cosa molto molto importante direi, può scegliere il capo, deve scegliere il capo dei servizi segreti italiani, che è un potere che di cui nessuno mai parla, ma è molto importante. Può o non può, e questo è un po' dibattuto in dottrina, sostituire un ministro, quindi non si capisce se abbia o meno questo potere, e le sue prerogative si finiscono qua. Ci sono poi i ministri, quindi ogni ministro ha il suo ministero, ovviamente è il capo di quella funzione pubblica. Insieme compongono il Consiglio dei Ministri, che è il governo vero e proprio, è quello ad esempio che fa la proposta di legge, la propone al Presidente del Consiglio, che a sua volta verrà autorizzato dal Presidente della Repubblica, un sistema un po' macchinoso, e lo manderà in Parlamento. E se funzioni sono queste, può dire la Corte Costituzionale, e se funzioni sono queste, proprio queste. Poi ogni ministro, poi ci sarà ovviamente il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, che fa le veci del Presidente quando non c'è, e ogni ministro può avere dei sottosegretari che lo aiutano praticamente, lo aiutano. E una nota, attualmente il governo non può essere composto da più di 65 membri, partendo dal Presidente del Consiglio dei Ministri fino a tutti i vari sottosegretari, massimo 65 membri. Allora, vi dico due parole sul Presidente della Repubblica, perché tendenzialmente nessuno ha la vaga idea di cosa faccia. Ha una funzione politica e anche abbastanza importante. Qual è la sua funzione? È il capo dello Stato, è il primo cittadino italiano, rappresenta l'unità d'Italia all'estero. Ed è una cosa molto importante. È il capo delle forze armate, dichiara lo stato di guerra, anche questo ovviamente deve essere deliberato dalle Camere, però dichiarare lo stato di guerra è un atto molto importante. Ratifica i vari trattati, indice referendum abrogativi e sceglie il Presidente del Consiglio dei Ministri. E due parole sulla responsabilità del Presidente del Capo dello Stato. Può essere messa sotto accusa, viene eletto dal Parlamento in seduta comune, vuol dire che entrambe le Camere si ritrovano nella Camera dei Deputati e a maggioranza qualificata per le prime due votazioni dei tre quinti, e dopo, se non trovano un Presidente nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta, che sarebbe il 50+1% di tutti gli aventi diritto voto, quindi non solo dei votanti, e eleggono il Presidente della Repubblica, e allo stesso modo possono mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Che cosa vuol dire? L'alto tradimento praticamente sarebbe la cospirazione del Presidente della Repubblica con uno stato estero ai danni dell'Italia italiana. Non c'è mai stato nessuno, non c'è mai stato un caso del genere in Italia, però ovviamente è una cosa gravissima, credo sia il reato più grave dell'intero ordinamento. L'attentato alla Costituzione è più o meno simile, cioè praticamente quando il Presidente di sua iniziativa muta l'ordinamento costituzionale. La Costituzione può essere modificata con una legge costituzionale, con un suo iter particolare che non andrò a spiegarvi, però può essere solo modificata, e la revisione del titolo quinto della Costituzione, ad esempio, è una modifica costituzionale, non mutata. Cosa vuol dire mutare? Vuol dire andare a cambiare completamente l'assetto istituzionale, o alcuni diritti fondamentali. Ad esempio, se il Presidente della Repubblica volesse togliere il diritto alla vita, sarebbe un mutamento costituzionale, perché va a incidere sui nostri valori fondamentali. Allo stesso modo, se volesse trasformare la Repubblica in una dittatura, sarebbe una sovversione dell'ordine costituzionale, e quindi verrebbe messo in stato d'accusa. Chi giudica? La Corte Costituzionale. È un organo importantissimo che non ho tempo di spiegarvi. Certo. Il Presidente non deve anche controfirmare le leggi? Sì, esatto, perfetto, grazie. Oddio, sì, non è proprio il Presidente, la controfirma è del Ministro della Giustizia
o del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non ratificare. Sì e no, nel senso, allora, il test legislativo, che non vi ho spiegato, fa dell'iniziativa, quindi chi può proporre una legge? Ogni membro del Parlamento, ogni consiglio regionale, il governo, si è autorizzato a parlare il Presidente della Repubblica, 50.000 cittadini se trovano 50.000 firme e le presentano al Parlamento, e il concorde con la sentenza della Corte Costituzionale, il Parlamento ha l'obbligo di discutere questa legge, perché all'inizio il Parlamento ignorava completamente le proposte legislative in sede popolare. E anche il CNEL ha la possibilità di proporre una legge, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e quello che volevano abolire con la riforma costituzionale. E questa è l'iniziativa legislativa. Poi c'è la fase istruttoria, quella in cui il singolo membro, che ha proposto, la commissione che ha proposto la legge, si istruisce e redige la legge. C'è la discussione in aula e l'approvazione. Una volta che viene approvata, il Presidente della Repubblica ha la possibilità, una sola volta, di non firmare la legge e rimandarla indietro. Deve essere motivato, ovviamente, ma ce l'ha questa possibilità una sola volta. Perché? Perché il potere legislativo è in capo al Parlamento, non in capo al Presidente della Repubblica. E quindi, se loro lo riapprovano nella stessa identica forma, il Presidente della Repubblica avrà l'obbligo di promulgare o emanare il provvedimento di legge, che può essere una legge, può essere un decreto legge, può essere un decreto legislativo. E quindi in effetti ha questo potere. E l'obbligo di controfirma è quello invece che ha il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Giustizia, di firmare ogni atto presidenziale. Cosa significa? Significa che il Presidente della Repubblica formalmente non risponde del suo operato, ma si assume la responsabilità la figura istituzionale che ha controfirmato il suo provvedimento. Sì, la forma è una cosa un po' macchinosa. È un retaggio della prerogativa regia. Esatto, è una forma un po' macchinosa, sì. E è questo, in effetti, avete qui a questo potere. Mi sa che sono già sfruttato di parecchio. Io avevo una domanda. Perfetto, vabbè. Dicevi, nel caso di una questione di sfiducia, sì, che va a casa, ma non è a casa, nel caso in cui un governo cade, non è a casa, semplicemente può essere giusto, come dico, tu prima magari semplificando hai detto sì, il governo cade, sì, cade il governo, non è che si sciolgono le camere, cade solo il governo, è una discussione, certo, certo. Con a casa si intende che le camere rimangono, cade il governo, quindi andrà riformato un'altra volta il governo. Non è che si va a votare obbligatoriamente. No, cioè, scusatemi se è stato deciso. E dicevi che non è preciso. 50.000 cittadini possono proporre una legge. Sì. Potrebbero proporre la riduzione dei parlamentari? No, perché la riduzione dei parlamentari, anche queste, ci sono delle proposte di legge che non possono toccare determinate materie, come il referendum abrogativo, ad esempio. Tutte le norme tributarie ovviamente non possono essere toccate dal popolo, per ovvie ragioni. La ratifica dei trattati internazionali, tipo ad esempio la di Schengen, l'ONU, non possono essere trattati. Tutto ciò che ha valenza costituzionale, quindi leggi costituzionali, atti aventi forza costituzionale, formalmente e sostanzialmente non possono essere modificati dal popolo, né per referendum né per la legge. Perché? Perché, come vi ho accennato prima, la modifica costituzionale ha un iter ben preciso, che è molto particolare. Si dice a maggioranza qualificata e poi ha delle varie discipline, ad esempio l'opposizione o comunque, se ricordo, un quinto dei consigli regionali può pretendere che quella legge costituzionale sia soggetta a referendum, a tutto un iter che è lungo. E quindi il numero dei parlamentari non può essere ridotto in nessun può modo? Può essere ridotto, ma dal Parlamento stesso. Con la legge costituzionale, e non obbligatoriamente deve passare per un referendum. Teoricamente non obbligatoriamente. No, la legge costituzionale non è detto che passi. Se è proposta, se c'è una varie politica proposta, sì, ma non è detto. Se c'è una maggioranza schiacciante, ad esempio, nessuno ha il potere di sottoporre al referendum
una legge particolare. Quindi sì, sono determinate categorie di elementi, di argomenti che il popolo non può toccare. Primo tra tutti leggi tributarie, ovviamente, mi spogli dell'IRPEF. Però questa è una scelta della Costituzione, sono ordinamenti che si può votare anche se la tributarie o politica estera. Nulla toglie che una legge costituzionale modifichi questa regola e quindi poi il popolo non possa andare a votare, a toccare qualunque ambito ovviamente. Sinceramente non penso che sia possibile. Se qualcuno vuole proporsi, e io la chiuderei qua. Se ci sono altre domande, no? Grazie.